Erika Marignello, giornalista di viaggi. Sono Giorgio Andreozzi, gastronoma del ristorante Vera Italia. Di essere tornata qua perché c'è questa parte del paese che è la parte più antica assolutamente da vedere. Andiamo perché questo dovrebbe essere, da quello che ci ha detto il professore, il castello di Grotta Azzurrina, e quindi è da vedere assolutamente. Pare si veda anche il mare. Cerchiamo da dove? Cerchiamo il mare. Cioè, guarda da qua che meraviglia! No, guarda che bello! Da qua mi sa che si vede la piazza, dall'alto. Sì, guarda! La chiesa. Probabilmente da laggiù si vede il mare nelle belle giornate. Poi credo che quello là in fondo sia il Duomo di Fermo. Si vede? Lo vedi? Sì. Geo, quanto sono contenta quando vedo questi posti, mi piace un sacco. Sì, immagino, però Erika, ora è davvero tardi, dobbiamo andare, Doriano sicuramente avrà finito e ci sta aspettando. Ok, andiamo da Doriano, però poi torniamo. Va bene. Là c'è la spa dei maiali. Gio, ma questo ha fatto i fanghi? I fanghi costano centinaia di euro per noi umani. Cioè, ma loro li fanno tutti i giorni invece. Ci sono i maiali, sempre in libertà, dove nel periodo estivo hanno un ruscello dove possono fare i loro bagni di acqua fresca oppure di fango. E vivono, cerchiamo di fargli vivere una vita dignitosa, anche se poi purtroppo qualcuno deve essere sacrificato per la macellazione. Questo nostro allevamento deriva dal recupero di alcune razze antiche che erano delle Marche e della Romagna. La cosa importante di questi maiali, oltre al fatto che debbano vivere bene, è il fatto della lunghezza della loro vita. Perché questi maiali prima della macellazione vivono almeno dai 2 anni, 2 anni e mezzo, anche 3 a volte, mentre sappiamo che purtroppo in commercio c'è un maiale industriale che vive appena 4 mesi e 40 giorni, 6 mesi e 40 giorni quando sono fortunati che nascono in Italia. Praticamente le mamme li puliscono in questo modo? Le mamme li puliscono, li accarezzano, li massaggiano. Beh, questo sì. È un rapporto affettivo. Ecco, questa cinta, perché bianca, nera, come funziona? Perché nel Mediterraneo prima c'erano tutti i maiali neri oppure neri cintati. E quindi tutte le razze italiane del Nord Africa, della Spagna, erano comunque delle razze nere che hanno una cotenna molto più spessa, molto più resistente per il sole, e poi naturalmente anche questi e sono dei grandi produttori di grasso, perché l'obiettivo nelle fattorie era di fare scorta di grasso per tutto l'anno a partire dall'inverno. E naturalmente nelle Marche non si trovava il burro, non si trovavano altri tipi di grassi, e quindi c'era il lardo del maiale che poi veniva utilizzato per tutto l'anno facendo i battuti, facendo i sughi dalla Vergara, e quindi le razze che venivano utilizzate sono quelle che producevano più grasso e quindi erano più adatte anche a questo tipo di... Poi venivano portati a pascolo, perché i maiali venivano portati al pascolo come le pecore, e la cosa importante, quindi noi abbiamo recuperato un tipo di razza che è una razza di Mediterraneo antica. Naturalmente più sono antichi e più la crescita è lenta, e più la crescita è lenta e più il sapore delle carni è migliore.
Ma ci sono delle cose bellissime da vedere anche in paese. Sì, una parte l'abbiamo vista. Cosa c'è di bello? Cosa ci consigli? Per esempio la chiesa barocca, una delle prime chiese barocche delle Marche, di San Giovanni, con una tela della scuola del Pomarancio, e poi c'è il castello Azzolino. Sono troppo felice quando vedo questi posti perché mi piacciono davvero un sacco. Davvero. Oh, guarda, c'è Doriano che ci sta chiamando, dobbiamo andare. Ancora? Andiamo. Quanto sono contenta, Geo, quando... Veramente... Suona! Lasciatele niente e consente. Quanto sono contenta, Geo, quando vedo questi posti. Immagino. No, no, mi piacciono, no, troppo. Bellissimo. Sì. È un rapporto... anche affettivo, perché i maiali